Io troppo con tutto, avercene, però ecco, nel caso, per esempio, come il marito di Carmela, che dice, santo, è un dinosauro, e dice, durante i loro rapporti sessuali, Carmela dice, io mi sento come un monolocale troppo affollato. Ecco, in tutti e due i casi, io raccomando sempre agli uomini, ditelo prima di spogliarvi. Ditelo sempre prima di spogliarvi. Ecco, io ricordo l'esperienza, diciamo così, molto particolare di Carmela, che la sua prima volta mi raccontò, rimasi incantata e nello stesso tempo turbata quando santo me lo presentò il suo cannone, come lo aveva affettuosamente ribattezzato. Ricordo la prima notte di matrimonio, dopo aver levato una preghiera di ringraziamento al Signore, mi voltai e vidi santo per la prima volta completamente nudo, con la sola giacca appesa al suo cannone. Perché non mi spaventassi. E poi mi disse, mettila a posto. Vieni a prendere. Ed io piena di trepidazione, obbedì. E poi, dottoressa, non ricordo più nulla. Ecco, nella mia esperienza sono molto pochi gli uomini che vengono a raccontarci i loro problemi, le difficoltà personali o della coppia, perciò ricordo con molta tenerezza Gerremo, un geometra di 40 anni che quando mi incontrò, molto imbarazzato, mi chiese, dottoressa, lei arriverebbe ad un appuntamento 40 minuti prima? Dissi, certo che no, non troverei nessuno, appunto, è quello che mi dice mia moglie quando siamo a letto. Io, dice, sono già venuto, ho già dato, mamma d'amore. E, dice, e lei invece deve ancora di me, certamente dici, deve ancora, dice, no, deve ancora rientrare a casa, così precoce, ecco, al solo pensiero, e dunque affidai questo piscia sotto, questo caso disperato ad una figura terapeutica molto nota ormai da anni in America, e quella sostituta sessuale, una terapeuta che lavora con me, non sono certo io, mancherebbe mi succiassi pure gli sfigati, ecco, che con sedute settimanali rinsegna a godere dell'amore. Nonna Lola, così la chiamiamo affettuosamente perché ha oltre 60 anni, ricomincia dal bacio e se è necessario, per esempio con Gerremo ci è andata a letto, godendo come una mandrilla, diciamo naturalmente in forma professionale. E in capo a neanche un anno Gerremo è diventato un ottimo amante. Ha recuperato sua moglie, tornerà da sua moglie come nuovo e nonna Lola se la piglierà nel... diciamo rimarrà a lavorare in forma professionale. Ecco dunque, amici, siamo nel 2000. Quante strade sono aperte per la coppia? Non sappiamo quante di loro, quante di voi ritroveranno il piacere. Fatto sta che dopo questa esperienza nessuno sarà più lo stesso. Io credo, dottoressa, che per gli americani è più facile questa cosa, che perché loro non si conoscono, intanto poi loro si spogliano sempre. Invece, per esempio, no, io al seminario suo mi sono trovata vicino al dentista mio, con tutto il tipo ciondoloni, che io mi vergogno, adesso io mi vergogno. Chi ci torna, dottoressa, che poi mo io... addosso c'ho il ponte provvisorio, come faccio a ritirare i definitivi? Agli macello, dottoressa. Dottoressa cara, guarda, Dio gli renda merito, lei è una persona tanto garbata, caruccia, una persona sensibilissima, ma io quanto mi so vergognata sti
giorno in mezzo a quelle lettine, là per quelle donne a lamentarsi, a piagna, a strilla. Per carità, mi pare una specie di lazzaretto. Me stia a sentire, dottore. Se dovemo fatica tanto, pari va gode. Ma chi ce lo fa? Guardi. Lo so. Guardi, io la ringrazio tanto come avesse accettato, ma io a mettermela per la cucina come dite voi altri, con l'olio e l'incenso e le profume, a ballare mezza nuda col vino, a ficca su quelle zucchine col cappuccio, ma io non c'ho tempo, mi vergogno, dottoressa mia, mi vergogno, ma poi, guardi, Dio gli renda merito, la benedica tanto, ma io... Quanto ho faticato sti giorni, manco per fare le pizze di Pasqua. Allo, arrivederci adesso. Ciao, Goria!